Il piano di risanamento acustico proposto dal Comune di Pescara e i malumori di alcuni residenti organizzati in comitato contro una semplice iniziativa che chiude alle 23:30 sono attacchi frontali al diritto di fare impresa e anche alla reputazione di decine di imprese pescaresi. Abbiamo passato oltre il limite, siamo pronti a chiedere i danni. Lo annunciano la presidente provinciale di Confesercenti Marina Dolci e il direttore provinciale Gianni Taucci. Voi siete stati chiari come Confesercenti in merito alla movida in Piazza Muzzi e alle situazioni intraprese. Ora basta, chiediamo i risarcimenti. Perché? Perché questo metodo di chiedere anticipatamente delle restrizioni, anche quando le problematiche non ci sono, non ci sta più bene. Ci sembra che oramai sia diventata una lotta politica più che civile dei residenti. Non ci siamo perché le imprese non riescono più a sostenere questo peso di richieste continue di riduzione dell'orario, riduzione del rumore antropico, anche perché oramai più nessuno in quella zona ha musica dal vivo. Quindi basta perché non ce la facciamo più. Siamo sotto ricatto di alcuni residenti che non possono più permettersi di dire togliamo la musica ancora prima di sapere quello che accade. Abbiamo chiesto, prosegue Taucci, un incontro con tutti i sindacati del commercio, CGIL e CISL e UIL, per definire le problematiche della riduzione di personale che si andrà a creare se. Dovesse poi capitare il problema del nuovo piano di impatto acustico, che ha delle note abbastanza simpatiche, per non dire altro, come l'adozione di addetti che devono chiedere alle persone di abbassare la voce. Non si è visto da nessuna parte d'Italia. Stiamo veramente arrivando purtroppo al ridicolo. Chiediamo a tutte le forze politiche di maggioranza e di minoranza del Comune di Pescara di non adottare questo piano, perché in alcuni punti mette in discussione anche l'opportunità della stessa amministrazione di dare deroghe. Oltretutto, questo piano può prevedere a macchia d'olio che i residenti della città ne chiedano l'applicazione per gli altri quartieri. Ci troveremo in una città che in poco tempo si andrà a spegnere. Confesercenti chiede un confronto immediato con il comune e il prefetto perché, dice, Pescara non può diventare la città italiana simbolo della caccia alle streghe contro chi fa impresa e intrattenimento.